Si è da poco concluso a Cascia il raduno precampionato per arbitri, assistenti e VMO della CAN. Inizieranno a brevissimo le partite di campionato. Siamo insieme a Daniele Orsato, grande arbitro internazionale, ma qui nel suo ruolo di rappresentante degli arbitri in attività. Daniele, partono i campionati professionistici, ma partiranno a breve anche i campionati dilettantistici, territoriali, a livello provinciale, a livello regionale. E allora, come rappresentante degli arbitri, che messaggio vuoi lanciare a tutti i colleghi, ai 32.000 arbitri italiani che tra poco scenderanno in campo, giovani e meno giovani? Guarda, nel rappresentare il saluto, in bocca al lupo a tutti per questo nuovo inizio del campionato, vi voglio dire una cosa a tutti i miei amici e colleghi arbitri italiani. Voglio dire che noi, che partiamo come campionato per primo, sappiamo la responsabilità che abbiamo nel fare bene. Sappiamo che se gli arbitri di Serie A e B fanno bene, gli arbitri italiani sono bravi. Se invece facciamo meno bene, gli arbitri italiani non sono bravi. Cercheremo del nostro meglio per rappresentare la nostra categoria, tutta l'associazione, ma soprattutto i ragazzi più giovani, più piccoli che ci guardano, perché un giorno vogliono essere al nostro posto. Fare un grosso in bocca al lupo a loro, sapendo, anzi devono sapere, che siamo vicini, che siamo più vicini di quello che possono pensare. Oggi come oggi, grazie agli strumenti che ci mette a disposizione l'AIA, abbiamo la possibilità di interagire dal più grande al più piccolo senza nessun limite. Quindi il più grande e il più grosso degli in bocca al lupo da parte mia, da parte di tutto il gruppo della CAN, perché veramente cerchiamo di fare del nostro meglio per rappresentare tutti. Ho detto giovani e meno giovani perché ci sono i ragazzi, diciamo, in rampa di lancio con un sogno, ma poi anche i tantissimi associati non più giovani ma che scendono in campo con grande passione. Ed è la passione che ci spinge a fare le cose grandi. E quando la passione è grande arriveranno i traguardi grandi, ed è per questo che dico sempre agli arbitri: non tutti diventerete dei grandi arbitri, però sappiate che un grande arbitro è dentro in ognuno di voi.